Eccoci, Buongiorno, che buongiorno a bello che tutti. sei, applauso. Ciao. Ciao, Don Paolo. Allora, Allora, come piacere di state? conoscerti. Dico a nome di tutti che è la prima volta che ci vediamo. Sei sicuramente Ecco. tu, no, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Non sentiamo James, un po' per volta, adesso perfezioniamo gli aspetti tecnici. Allora, grazie che ci dai questa disponibilità. Che ore fanno lì? Che ore sono? Dunque, sono le 6:25 del Ah, pomeriggio. vabbè. Orario Sì. d'ospedale. Hai già mangiato? Cosa succede da quelle parti? A che ora si mangia? No, non si No, mangia. qui di solito abbiamo, a quest'ora abbiamo un momento di preghiera, poi andiamo a cena. Però sono da solo Sei oggi da solo? perché i miei fratelli e sorelle sono andati a Ulan Bator. Anzi, dovrei parlarvi così in realtà, perché Mamma ormai mia. Sì, infatti. Il qua coronavirus lì. siamo in un isolamento totale. Ma d'altronde siamo al confine con la Cina, quindi anche è Esattamente. ragionevole. Allora, Giorgio, ti ringraziamo di cuore di questa disponibilità che ci dai. Siamo molto curiosi di ascoltare il tuo racconto. Noi abbiamo iniziato la mattinata un paio d'ore fa con padre Luca, che è un benedettino e ci ha introdotto nel tema della gioia nella lettera ai Filippesi. E adesso siamo curiosi di sapere come la gioia del Vangelo penetra le terre lontane di Mongolia e dintorni, e quindi lo chiediamo a padre Giorgio Marengo, nativo 1974, dico bene? Giusto, Giovanissimo, giusto. missionario della Consolata, sei in Mongolia da quanti anni? 17. Quasi il fondatore della Mongolia, praticamente No, l'hai vabbè. fondata tu. Allora, ti ringraziamo, ci mettiamo in ascolto e poi magari se c'è tempo e modo interagiamo con qualche domanda, se ti va. Certo, io poi ditemi voi, insomma, come procedere, mi interrompete quando volete, io Se tu ci vi faccio. racconti un 30-40 minuti, una cosa così, e dopo interagiamo, no? Va bene? Va bene, Dai, d'accordo. grazie. Grazie, grazie a tutti voi. Bene. Adesso non mi vedi più, ma sai che ci sono col cuore, però mi vado a sedere. Ok. Va bene, allora un saluto a tutti. A tutte, è una modalità un po' strana questa, però ci sta, è anche bella potersi trovare a distanze così grandi, no? Certamente questo non era possibile ai tempi di San Paolo e tantomeno anche molti secoli dopo, ai tempi dei primi missionari che arrivarono da queste parti. Comunque sono contento di essere qui con voi, appunto. Vi offro una semplice testimonianza di quello che cerchiamo di vivere ogni giorno, né? E magari vi inquadro un attimino il discorso sulla Mongolia. Vi dicevo, diceva prima Don Paolo che gli anni di presenza della Chiesa in Mongolia effettivamente sono pochi. In realtà sono pochi da quando la Mongolia si è riaperta all'esterno e ha una molteplicità di esperienze religiose, perché in passato si sa dalla storia che almeno nel X secolo iniziò una presenza cristiana cosiddetta nestoriana, o meglio siriaca, di tradizione siriaca, da queste parti, cioè lungo la Via della Seta, ancora molto prima iniziò uno scambio fatto soprattutto da persone laiche e da missionari monaci itineranti, che appunto lungo le carovane della Via della Seta diffusero, cominciarono a diffondere la loro fede e in tutta l'Asia centrale si cominciarono ad avere comunità cristiane. Una di queste era appunto nel territorio che oggi corrisponde alla Mongolia. Poi però per varie ragioni storiche e culturali questa piccolissima comunità rimase tagliata fuori dal resto del mondo. Le ultime notizie che si hanno risalgono al Medioevo, cioè all'epoca in cui i mongoli come potenza militare facevano paura a tutto il mondo, stavano venendo verso l'Europa e fu un papa, Innocenzo IV, che decise di prendere a cuore la quaestio tartarica, cioè dei mongoli,
nel secondo concilio di Lione decise di mandare un suo legato, un suo ambasciatore da queste parti. Vi dico questo perché ha molto a che fare con il Vangelo in Mongolia. Pensate, quest'uomo venne incaricato un frate francescano, certo Giovanni di Pian del Carpine, umbro, di portare a questi famigerati mongoli una lettera del Papa, in cui il Papa chiedeva un po' spiegazioni su come mai questi eserciti mongoli stessero invadendo l'Europa orientale. E immaginatevi questo frate partire a cavallo, a dorso di mulo e per tanti tanti chilometri anche a piedi, partire verso questo mondo sconosciuto, un mondo anche che faceva paura perché appunto era famoso per lo più per le scorribande militari. E andare in nome di Cristo con il saio francescano, senza nessun'arma, senza nessuna potenza di questo mondo, e raggiungere un anno e mezzo dopo la capitale di allora, che era appunto Karakorum, che oggi si chiama Kharkhorin. Ecco, noi siamo 8 secoli dopo, almeno abbiamo il vantaggio di poterci persino parlare in diretta, ma allora era così. Ecco, poi quelle sono le ultime notizie che abbiamo del cristianesimo in Mongolia. Poi prevalse il buddismo di matrice tibetana, la Mongolia divenne sostanzialmente un paese buddista, e poi negli anni tra il 1700 e il 1900, quando ormai l'impero mongolo era fortemente decaduto, si era ridotto enormemente, cadde sotto l'egemonia della Manciuria, cioè del nord della Cina. Conobbe un periodo anche appunto triste di soggiogamento alla Manciuria, finché poi nel Novecento la Mongolia fu il primo paese a scegliere il comunismo di scuola sovietica, pur senza entrare nella Unione Sovietica, rimase sostanzialmente Repubblica Popolare di Mongolia. E quindi poi i tentativi di rientrare in contatto con questo paese, con questo popolo, furono vani perché la Mongolia comunista si chiuse completamente, un po' come oggi la Nord Corea, era né più né meno una cosa del genere, fino agli anni 90, in cui poi la Chiesa ricominciò, riallacciò le relazioni anche diplomatiche, ed ecco che nel 1992 arrivano i primi tre missionari della Congregazione del Cuore Immacolato di Maria, di fondazione belga, di cui uno dei tre, l'anno in cui sono arrivato io, nel 2003, venne consacrato vescovo. Fu il primo vescovo e unico, purtroppo, 2 anni fa improvvisamente morì. Quindi oggi noi come missionari e missionari della Consolata siamo qui, ecco, in questa realtà così affascinante, perché un popolo affascinante, un popolo con una fortissima identità culturale, con una tradizione religiosa che, come vi dicevo, ha conosciuto anche in parte il cristianesimo, ma che è stata sostanzialmente plasmata dalla componente sciamanico-buddista. E quindi è un'esperienza di chiesa proprio delle origini, molto diversa, se vogliamo, da quella che vivete voi, che è un'esperienza di chiesa con tutte le sue problematiche, ma anche le sue bellezze, e che comunque affonda le radici in una pratica del cristianesimo, della nostra fede, che dura almeno da praticamente 2000 anni. Qui invece le persone con cui noi ci interfacciamo quotidianamente sono persone che vengono da tutt'altro background, e non di meno attendono anche loro il Vangelo. Questa è proprio l'esperienza di noi come missionari cosiddetti ad gentes, cioè missionari e missionarie che dedicano la vita a rendere possibile l'incontro con Cristo a persone che diversamente non ne avrebbero la possibilità, perché la testimonianza cristiana in loco è o del tutto assente o è minimale. Fate conto che in Mongolia su 3 milioni di abitanti, ci sono solo 3 milioni, 3 milioni e mezzo di abitanti, di questi 3 milioni i cattolici sono 1500, quindi sono meno dell'1%. Sul dossier che io vi ho mandato, che aveva curato la nostra rivista Missioni Consolata 2 anni fa, c'è scritto il 2% di cristiani, ma perché sono incluse tutte le altre confessioni, quelle soprattutto nate dalla Riforma, che sono molto più numerose, ma i cattolici mongoli sono 1500. Allora è proprio assistere, è un dono grande. Io
Ringrazio sempre il Signore, è un dono grande quello di vivere a contatto con queste persone, cercando di offrire loro quello che ci sta più a cuore, che è appunto il Vangelo e l'incontro con Cristo concretamente. E questo è quello che caratterizza la missio ad gentes rispetto a quella che è la missione che è di tutti, no? Perché in quanto battezzati siamo tutti missionari. Però a volte questo discorso, che è bello, che è uno dei frutti del Vaticano II, che ci ha fatto riscoprire la vocazione universale, non solo alla santità ma anche alla missione, a volte in tutto questo si è un po' perso il senso dello specifico della missione ad gentes. Si dice, ah beh, ma c'è tanto bisogno anche qui da noi, cioè lì da voi, che senso ha andare così lontano? Il senso c'è, perché ogni persona ha diritto di venire a conoscenza del Signore Gesù. Poi sarà la sua libertà che sarà messa in gioco e potrà aderire o meno, potrà accogliere o meno questa proposta, però ecco, il dono grande della fede vale la pena di essere veramente condiviso con tutti. E oggi per noi cioè non solo per noi, per la Chiesa Universale è la memoria del Beato Giuseppe Allamano, che è il nostro fondatore, rettore del Santuario della Consolata di Torino per 46 anni, un uomo che non uscì mai da Torino se non per andare a Roma qualche volta a incontrare il Papa, e che diede vita a questa famiglia di missionari e missionari della Consolata, proprio consacrati per questo. Allora, arrivare in Mongolia, annunciare il Vangelo, vivere il Vangelo, ecco, per noi è una scoperta ogni giorno. Noi abbiamo speso i primi 3 anni innanzitutto per cercare di capire dove eravamo arrivati, imparare la lingua come possiamo, è una lingua piuttosto difficile, studiare la cultura, la storia locale. Poi nel 2006 siamo venuti qui in questo luogo da cui vi parlo, che è il capoluogo di una delle 21 regioni della Mongolia. È una zona nel centro-sud della Mongolia, siamo a 100 chilometri dall'inizio del deserto del Gobi. E la Mongolia è un paese che è grande 5 volte l'Italia e ha solo 3 milioni di abitanti, quindi c'è una media di abitanti per chilometro quadrato di due persone. E quindi un paese molto anche affascinante, caratterizzato anche da questi grandi spazi vuoti. Allora, l'esperienza di arrivare in una situazione come questa, dove la Chiesa concretamente qui in questa regione non c'era mai stata, non abbiamo testimonianze in passato di un'esperienza cristiana. Allora arrivare qui, essere visti con grande curiosità, anche con molto sospetto, perché vi ricordo appunto il passato, l'altro ieri è finito qui un regime comunista molto rigido, con tutta la propaganda di ateismo e di contrarietà a qualsiasi forma religiosa, quindi il sospetto verso di noi, questi stranieri cosa sono venuti a fare qui, eccetera. Però gradualmente l'inserirsi e l'esperienza, quella che Gesù descrive, che usa per descrivere il regno di Dio, le parabole del regno, il seme che cade, il poco di lievito nella pasta, la luce di una candela o di una lampada. Abbiamo pi piano piano cominciato noi stessi a entrare in questa dimensione, per cui annunciare il Vangelo è già uno slogan, è già una semplificazione, ma cosa vuol dire concretamente? Vuol dire non fare pubblicità. Ci sarà anche forse in qualche misura una qualche dimensione, diciamo così, di diffusione, ma quello che vediamo fare molto più senso qua è entrare in una dinamica, che è la dinamica della prossimità, della vicinanza alle persone e dell'incontro, entrare sempre di più in questa possibilità di un incontro, perché appunto se il Vangelo non è tanto da pubblicizzare, ma è da testimoniare, da offrire, la nostra vita deve diventare questo terreno in cui questo seme in qualche modo possa portare frutto. Allora in questi anni abbiamo anche riflettuto molto su questo, ci è venuta in mente l'espressione che usò un arcivescovo indiano ancora vivo, Monsignor Menam Parampil, per descrivere la missione in Asia. Lui diceva:
La missione in Asia è sussurrare il Vangelo al cuore dell'Asia, all'anima dell'Asia, questo continente dove sono nate tutte le grandi religioni più affermate nel mondo, anche quelle più sofisticate. Il cristianesimo stesso è nato in quella parte di Asia più vicina all'Occidente, ma Asia è la Palestina. Ecco, sussurrare il Vangelo, ci siamo detti, lo usiamo un po' come un'espressione, se volete, un po' poetica, ma so che voi siete abituati alla poesia perché Don Paolo è un grande letterato e usa molto queste espressioni. Anche nella mail che mi mandò tempo fa mi parlava della parola che già respira nelle terre prima che ancora arrivi il missionario. Ecco, siamo nella stessa sulla stessa lunghezza d'onda. Ecco, sussurrare il Vangelo, perché usiamo questa espressione? Perché si sussurra solo quando a qualcuno a cui si vuole bene, a qualcuno con cui si è entrati in una relazione. Non si sussurra al primo che passa per strada, si sussurra quando si sa che lo si può fare, si sussurra quello che sta più a cuore, anche per timore di svilirlo in un altro tipo di comunicazione, che potrebbe essere una comunicazione affrettata, magari di massa, di impatto, a voce alta, mentre il Vangelo per sua natura riteniamo che sia così prezioso che vada condiviso in questo clima di grande intimità, di grande fraternità. Allora si sussurra, si dialoga, un'altra parola chiave della missione. E tutto questo però non vuol dire, ammorbidire il Vangelo per renderlo più appetibile, più accettabile. No, è il contrario. Perché la comunicazione profonda, il sussurro che si fa di quello che si ha più a cuore, che è il Vangelo, che è il Signore Gesù, può essere anche malinteso, frainteso, può essere rifiutato. In fondo, la misura del successo, chiamiamo così, dell'evangelizzazione, crediamo che non sia nella sua accettazione automatica. Perché anzi quello potrebbe voler dire che forse abbiamo calcato un po' troppo la mano su certi aspetti, l'abbiamo annacquato a tal punto che diventa una banalità. Sapete che in Asia il cristianesimo è comunque un'esperienza minoritaria, escluse le Filippine, un po' la Corea del Sud, un po' l'India, ma siamo nel continente dove il cristianesimo è un'esperienza di minorità. Allora qualcuno si chiede anche, ma perché quali errori sono stati fatti? Se è così, ci deve essere un errore a monte. Buon, impariamo dagli errori della storia, che certamente ci sono. Quando l'evangelizzazione è andata a braccetto con il colonialismo, non solo in Asia, ma in tutto il resto del mondo, certamente è fallita. Tante altre cose che dobbiamo sapere per non ripeterle più. Ma sono convinto che il fatto che sia minoritario non vuol dire che per forza sia legato a un errore, perché forse è proprio la caratteristica del Vangelo di essere un messaggio anche dirompente, un messaggio scandaloso, che non sempre viene, non necessariamente viene accolto. D'altronde, se pensiamo a Gesù, alla sua esperienza con noi, i suoi 33 anni calpestando la polvere della Palestina, di cui 30 spesi nell'anonimato, poi i 3 del ministero e poi i 3 giorni del mistero pasquale. Alla fine tutti l'hanno tradito, anche i suoi. E noi oggi, proprio perché la memoria del Beato alla mano, abbiamo letto nel Vangelo la chiusura di Marco: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Queste parole le ha dette il Signore risorto dopo che aveva rimproverato i suoi che non avevano creduto a chi l'aveva visto, chi lo aveva incontrato, eppure si fida ancora di noi. Questo è spettacolare, che il Signore risorto affidi il messaggio del Vangelo proprio a quegli stessi che lo avevano tradito. Ecco, lui si fida ancora di noi. Poi sappiamo nel Vangelo di Giovanni l'incontro con Pietro: mi ami tu più di costoro? Pietro che va in crisi,
Ma ancora prima del grande fallimento della passione, quando Gesù gli vuole lavare i piedi e lui si rifiuta, ma se io non ti lavo non avrai parte con me. In fondo, dico, la relazione con Gesù è una relazione di grande libertà e quindi implica anche presuppone la possibilità di un rifiuto. E credo che proprio perché i discepoli hanno fatto questa esperienza nella loro carne, di una totale inadeguatezza, tant'è che hanno rinnegato il loro Signore, proprio per quello sono diventati quello che sono diventati e hanno tutti dato la vita per il Signore. Tutti in maniera violenta, escluso San Giovanni, hanno dato la vita per il Signore. Allora, è l'esperienza che facciamo anche noi, ecco, si parla annunciare il Vangelo, offrire questa possibilità di incontro con Cristo è il dono della missione e noi cerchiamo di viverlo con quello che siamo, con tutti i nostri limiti. Ma allora vi dicevo, ecco, sussurrare questo Vangelo, poterlo condividere in una relazione di intimità, di fraternità, che implica aver costruito una relazione con le persone, non con le masse indistinte, a parte che le masse in Mongolia non ci sono, ma in ogni caso, anche laddove ci sono, il Vangelo è sempre una comunicazione da persona a persona, che avviene all'interno di una reale sintonia, di una reale amicizia. Io ti dico quello che mi sta più a cuore e ti dico, te lo testimonio, te lo offro, te lo condivido, mettetela come volete. Senza però, come dicevo, togliere lo scandalo. E qui volevo condividere con voi un altro aspetto che per noi è molto forte, è un richiamo costante che ci fa la missione, cioè la parola di Gesù. Scava, no? Sappiamo, ce lo dice la scrittura, la lettera agli ebrei, sì, che è come una spada a due tagli che entra, che provoca o anche una divisione interna. Per la mentalità sciamanica, Gesù è l'immagine della persona più sfortunata di tutti. È un uomo giovane che è morto di morte violenta senza aver avuto figli. Ecco, questo è il nostro Signore. Allora, quando noi annunciamo il Vangelo, quando con i pochissimi cristiani che sono nati, cioè le persone che hanno accettato, hanno scelto la fede e hanno chiesto di ricevere il battesimo, con cui noi viviamo qui ad Arvecchia, quando queste persone hanno ascoltato per la prima volta e continuano a ascoltare, ed è sempre anche per chi è già diventato cristiano un po' una prima volta, questo scandalo rimane ed è più forte, risuona più forte che per noi che dico che veniamo da una situazione in cui il cristianesimo era diventato un'abitudine. Io ho visto un ragazzino, un bambino, coprirsi la faccia la prima volta che ha visto il crocifisso che abbiamo nella nostra cappella, che è una tenda mongola, e la nonna gli ha detto: non fare così, un giorno capirai. Ecco, annunciare il Vangelo nella sua integralità, nella sua crudezza anche, che è una crudezza che porta alla vita, ma che comunque all'inizio anche ha una dimensione di scandalo che ci sconvolge. E penso che questo, visto che noi lo viviamo nelle persone con cui ci interfacciamo, ci aiuta anche a noi a recuperare questa dimensione, a non addomesticare mai il Vangelo, a non addomesticare la parola di Dio. A volte noi primi come ministri ordinati, come sacerdoti nella predicazione, quante volte usiamo dei luoghi comuni, parliamo un linguaggio che capiamo solo noi, come se fosse autoreferenziale. Tante volte Papa Francesco ce lo ricorda e ci sgrida tante volte noi preti. È così, mentre il Vangelo è un messaggio dirompente. Il Messia, il Salvatore, è morto sulla croce per attraversare quel tunnel, per essere il primo ad averlo attraversato e per poterci accompagnare in questa esperienza e darci la vita piena, però non ha cancellato le contraddizioni della vita. Allora, un altro esempio concreto, io come vedete sto andando molto a ruota libera, spero che sia comprensibile quello che dico, ma un esempio concreto. Una signora che frequenta per un po' la comunità cristiana piccolissima, quando siamo arrivati vi dicevo non c'era nessuno,
Adesso, dopo 14 anni qui ad Arvecchia, ci sono una trentina di persone che in età adulta hanno scelto la fede. Questa signora che mi aveva seguito, mi aveva pedinato dal mercato perché voleva vedere questo straniero col naso lungo e la barba cosa facesse. Allora, si è interessata, una donna tutta ad un pezzo, una donna in gamba, con un marito diversamente abile e con grande sofferenza, una donna forte. Ha abbracciato con grande entusiasmo la fede, ha fatto i 2 o 3 anni di preparazione di catechesi, ha chiesto di ricevere il battesimo, riceve il battesimo con grande gioia. 2 mesi dopo sua figlia ha un incidente stradale, la figlia si salva, ma la persona che era con lei nella macchina muore. Una sera, alle 10 di sera, viene a bussare alla porta della missione a chiedere i danni, a dire: ma perché? Se io sono diventata cristiana e se questa è la scelta giusta che ho fatto, questa cosa qui non mi doveva succedere. Come dire, no? E io mi sono reso conto che a questa donna aveva tutte le ragioni di pensare così, e ho pensato che è lo stesso modo con cui anche noi tante volte ragioniamo. Pensiamo che la fede sia un'assicurazione sulla vita, che se facciamo i bravini non ci dovrebbe succedere niente, ma questo stride con l'annuncio, il kerygma degli apostoli. San Paolo, voi state dedicando uno studio specifico alla lettera ai Filippesi, in catene. San Paolo che dice: io, il Vangelo che vi annuncio non è modellato sull'uomo. L'unico vanto è la croce di Cristo. Allora piano piano, con quella signora io non avevo delle ragioni valide. Semplicemente ho cercato di ascoltarla. E le ho promesso che avremmo camminato insieme in questo cammino. E così poi è riuscita anche a superare quel momento difficile, però è stato un rimando a noi missionari di dire: ok, il Vangelo che noi diciamo di annunciare, che cerchiamo di sussurrare al cuore delle persone, sappiamo che ha anche a questa dimensione dirompente, una dimensione che chiama alla conversione. E quindi riteniamo un grande dono quello di essere qui, perché probabilmente ci mette più a contatto con questa dimensione scandalosa del Vangelo. E poi vi potrei raccontare tantissime esperienze di come la parola di Dio accolta da queste persone fa veramente fare dei cammini bellissimi. L'esperienza della misericordia, l'esperienza che la vita non è diciamo decisa dalle vite precedenti. Per esempio, nella mentalità buddista, la legge karmica determina il ciclo delle reincarnazioni, e a un certo punto la persona comunque vive con questa percezione che c'è qualcosa che non torna e che in qualche modo però è ineluttabile, non si può far nulla. L'esperienza di un Dio personale che ha parlato le nostre parole, che ha guarito, che guarisce, che tocca, che perdona, è bellissima. Io quando quelle rare volte passo dall'Italia, se sono in periodo di festività, mi chiedono i parroci di aiutare nelle confessioni, è una bellissima esperienza, almeno sotto Pasqua e Natale, stare nel confessionale e vedere quante persone vengono. E noi qui le persone sono pochissime, ma vi assicuro che una persona può stare anche un'ora durante la confessione, ed è un'esperienza di liberazione, di grande anche emotività. Il percepire che quel male che io ho commesso, riconoscere che sono io, che non è un calcolo matematico, ma sono io che ho fatto quella cosa, però sapere che il Signore è venuto proprio per liberarmi da questo fardello, per darmi una nuova possibilità. Questo, per esempio, è un frutto bellissimo del Vangelo. Come anche il perdono reciproco, il cambio, il fiorire di relazioni non più basate solo sul calcolo, sulla paura, sul prevalere, ma nel nome del Signore scoprire che quella persona è mio fratello, è mia sorella, anche se non siamo parenti. Che posso spendermi per l'altro senza aspettarmi qualcosa in ritorno. Ecco, quindi vi concludo, perché vedo che ormai il tempo stringe, dicendovi, proponendovi queste 3 immagini. Poi ho lasciato a Don Paolo un testo che, se volete, vi potete scaricare poi,
dove riflettevo in base alle provocazioni che lui mi aveva dato. Ma le immagini con cui vi voglio lasciare sono queste. Una volta eravamo nel deserto del Gobi, la prima volta che siamo andati guidando noi fuoristrada, contenti di non esserci persi, però a un certo punto d'estate è venuto un acquazzone, che è una cosa strana, e per cui il deserto si è trasformato in una palude. E siamo rimasti bloccati con la macchina che si impantanava ogni 200 metri. A un certo punto eravamo persi, stava calando il sole, dovevamo raggiungere un villaggio, non sapevamo come fare. Abbiamo visto in lontananza una ghir, cioè una di queste tende, una yurta mongola. Sono andato a chiedere a questo uomo che cosa fare. Lui mi ha detto: va, si può fare un giro molto più lungo, ma se volete io vi posso accompagnare. Benissimo. Allora abbiamo viaggiato senza strada, senza neanche una pista, nel deserto, e quest'uomo si orientava guardando le stelle. Sono rimasto folgorato perché io guidavo, a fianco avevo questo che mi faceva da pilota, da navigatore, e mi diceva esattamente: adesso gira leggermente a destra. Io nei cespugli, nella sabbia, giravo ignaro completamente di quello della strada che stessimo facendo, ma lui sapeva perché guardava queste stelle. Allora, tante volte mi è rimasta questa immagine, veramente la parola di Dio nella vita del missionario, come questa stella che illumina, che non è che ti chiarisca poi tanto nel pezzo che stai vivendo quello che devi fare, però ti dà un orientamento e tu la segui e trovi la strada. L'altra immagine è quella dell'acqua, appunto, sempre stando al deserto, quando piove nel deserto tutto fiorisce improvvisamente. Ecco, il pensare che tutti i semi di bello, di buono, di Vangelo che già sono inclusi in queste tradizioni, in questa cultura, in questo popolo, con l'annuncio esplicito del Vangelo possano fiorire. E poi l'immagine della lampada che illumina, no? Che c'è spesso nei Salmi, la lampada che diventa la parola di Dio che illumina la vita delle persone che abbiamo incontrato. Ecco, questo è quello che mi sento di condividere con voi. Non so se abbia il minimo senso, se vi serva. Direi che mi fermo qui, così magari se volete voi chiedermi qualcosa. Allora, prima di tutto ti arriva il nostro applauso di gratitudine. Mamma, che bello, ci hai fatto vivere l'avventura del Vangelo. Noi qui siamo un po' spentini e tu ci accendi, eh? Immagine dei grandi spazi del primo, primissimo annuncio, bello, molto bello, grazie, ti ringraziamo. Siete contenti? Sì. Grazie. Allora, senti, regaliamoci, magari, c'hai ancora un quarto d'ora prima di, sì, Io prima di sono a andare dai disposizione. cammelli. Cosa ci avete lì? Cammelli, dromedari, cosa ci avete? No, beh. Chiamiamo i cammelli, Cammelli, quelli con le due gobbe. goppie, cammelli. Ti faccio io subito una domanda, dopo magari raccogliamo qualcosa. Vorrei chiederti in che cosa il rapporto, l'incontro con questa cultura, in che cosa ti ha risvegliato al Vangelo, magari a parti di Vangelo, aspetti di Vangelo che tu personalmente avevi perso per strada. No? Cioè, in che cosa ti ha evangelizzato l'incontro con la cultura che hai trovato lì? E poi magari un altro che voglia fare una domanda, vediamo, così ce n'hai due e te la gestisci. Vediamo la signora. Però deve venire qui, se no non la. Arriva una signora, anche lei col cammello, adesso smonta. Io ti volevo ringraziare perché prima di tutto sei del 74 e mia Sì, figlia è nata nel aggrappo la voce, se no non 74. si E sente. mia figlia è del 74, solo che Va siete bene. su due piani diversi. Sai, io che fatica faccio per evangelizzare mia figlia, non hai un'idea. E in più ho anche una nipotina con cui faccio una fatica enorme perché va a catechismo e trova due genitori invece che la mandano per tradizione.
Questo è uno. E parto da qui per chiederti, alla luce della tua esperienza di vita, che è bellissima, che consiglio puoi dare a questa nostra comunità tiepida, addormentata? Ecco, questo voglio chiederti. Che cosa ti viene nel cuore? Grazie. Grazie. Ecco, invece noi ci siamo già sentiti i giorni scorsi. Ecco, io sì, ti ringrazio per questo. Vorrei proprio sottolineare anche, perché ci hai dato due concetti all'apparenza contrastanti. Da una parte ci hai detto il concetto del sussurrare, che il sussurrare è parlare sottovoce quasi, ma dall'altra ci hai dato un concetto di forza, perché il Vangelo che proponi non è un Vangelo annacquato, quindi non siamo nella linea del sussurrare quasi per dire te lo dico sottovoce, ma se non capisci è meglio. Ecco, no, cioè, te lo sussurro, ma ti do qualcosa di forte. Ecco, ti ringrazio perché questo sono convinto, se posso sottolineare, sono convinto che serve anche a noi, che tante volte rischiamo di essere depressi spiritualmente, perché vediamo il deserto attorno a noi, ma non il deserto dei govi, vediamo il deserto della fede. Ecco, ti ringrazio per questo. E c'è un'altra domanda, mettile assieme tutte e poi aspettiamo la risposta. Sì, grazie. Allora, io volevo ringraziare padre Giorgio. Mi è piaciuto molto la conversazione che hai tenuto, grazie di cuore. È strappato anche un po' di commozione per quello che vale. E volevo chiederti, visto che si è parlato di croce e di fallimento, nella tua vita immagini che possa essere, allora io non te lo auguro ovviamente, ma un'esperienza di fallimento? Secondo te, se puoi pensare, diciamo, a una cosa che ti può capitare per cui che andrebbe completamente contro le tue aspettative esistenziali o religiose. Ecco. Grazie. Grazie a voi. Allora, ascolta padre, allora io direi adesso cominci a rispondere eventualmente a queste domande, poi vediamo un po' se c'è altra gente, si prepara e rifacciamo un secondo turno di interventi. Va bene? Bene. Grazie, Benissimo. È fantastico per me pensare, mi sembra di parlare sulla Luna e invece ci siamo qui. Grazie. Veramente. Grazie a voi di queste belle provocazioni che sono profonde e non so, provo a rispondere di nuovo un po' in ordine sparso. Partendo magari dall'ultima, l'esperienza del fallimento, devo dire, un lungo elenco di fallimenti quotidiani o meno quotidiani con cui mi incontro. Se devo farvene uno, il più recente è la situazione di una persona cara qui in Mongolia, un uomo che si era allontanato dall'alcolismo, che è una grande piaga sociale qui, proprio grazie alla fede, e adesso sono 5 giorni che non abbiamo più notizie di lui, o meglio sappiamo che è andato lontano e l'unica notizia che sappiamo è che ha ricominciato a bere ed è lontano dalla famiglia, la famiglia è qua e... allora quella è un'esperienza di fallimento, nel senso che dici vedevamo una persona che stava riprendendo la sua dignità, la sua bellezza, aveva ricominciato a vivere una vita dignitosa, e aveva trovato nella fede questo riferimento e adesso in questo momento l'ha smarrito evidentemente, e non abbiamo la garanzia che l'abbia smarrito solo per adesso, e quindi ogni volta che si presentano situazioni del genere sono li viviamo come dei fallimenti. Forse anche questo è segno che siamo ancora troppo attaccati a noi stessi e dovremmo viverli più che come un fallimento, come un invito a pregare ancora di più, a donarci di più,
a invocare lo Spirito, a renderci conto che noi non siamo, non possiamo veramente intervenire nella vita degli altri se non con un'offerta, con una proposta, con un invito. Ma poi la persona è sempre libera e si porta anche un carico di fragilità, di debolezza, che a volte la portano a compiere delle scelte sbagliate. E qui allora forse credo che si ricolleghi un po' ad altri aspetti, no, che sono stati toccati dalle vostre richieste. Forse anche l'esperienza di un genitore, di una mamma, come la signora che è venuta, che saluto, che l'esperienza con il proprio figlio, con la propria figlia, di non poter, cioè a fronte di tutto un impegno, di tutto un desiderio di vedere che la persona a cui si vuole bene, il proprio figlio, in questo caso la propria figlia, magari non sembra non dare quei segni che noi ci aspetteremmo. Eppure in quello, anche in quell'esperienza di parziale fallimento, o comunque di dispiacere, anche se non è un fallimento, probabilmente c'è una grazia nascosta, la grazia di un sempre maggiore distacco da sé stessi, da noi stessi, e un sempre maggiore movimento di affidamento al Signore, di non contare sulle nostre forze, sui nostri calcoli, anche sul nostro impegno, che è bellissimo, che è dovuto, ma fare sempre più affidamento al Signore. Allora magari scoprire nella vita anche una dimensione di una preghiera più povera, che è la preghiera dell'invocazione, della supplica. Ecco. E questo forse si collega anche al discorso di la percezione di comunità cristiane magari un pochino intiepidite. Può essere così. Può essere anche però, penso, per la situazione in cui vivete, il contesto particolare dell'Occidente, dell'Italia, eccetera, può essere anche un momento di grazia, un momento in cui magari appunto si passa da una fede vissuta come abitudine, senza neanche tanta convinzione, a una fede più autentica, dove allora si capisce perché il Signore parlava in questi termini. Parlava di un piccolo gregge, parlava di una lucina che illumina una stanza buia, di un po' di lievito nella massa della farina, di questo seme che cade e muore. Ecco, magari può essere un'esperienza a partire da persone che vogliono fare questo cammino bello di fede, poi piano piano anche la comunità intorno si può animare, può trovare dei nuovi punti di riferimento. In questo credo sia fondamentale proprio la vostra esperienza di persone nel mondo, di laici, di laiche, di persone che hanno un lavoro, che si interfacciano con le persone più diverse, con le esperienze più diverse. Magari la sensazione può essere quella a volte di un certo ristagno, però voi mi testimoniate il fatto di essere qui, lì oggi, che voi volete vivere, volete seguire il Signore, volete vivere la sua parola, volete testimoniarla, e quindi certamente il Signore si servirà di voi per accendere altri cuori. E la prima cosa che mi aveva chiesto Don Paolo, appunto, alcuni aspetti del Vangelo che magari avevo un po' scartato, e guarda, è una scoperta quotidiana, nel senso che ogni giorno, soffermandoci in preghiera e poi dovendo offrire, soprattutto nella predicazione, con tutto il limite di una lingua che non è la propria e che poi non è una lingua latina, ma è una lingua uralo-altaica come il mongolo, scopro un sacco di cose che io avevo dato per scontato del Vangelo e che erano invece lì addormentate. Per esempio questa dimensione del rinnegamento di sé. A me colpisce tantissimo quello che appunto San Paolo ci offre nelle sue lettere. Per me l'immagine è veramente il grande evangelizzatore. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ma io lo posso dire questo.
Probabilmente no, nel senso che c'è ancora troppo di me in quello che io faccio, in quello che io vivo, che sento, che dico. Allora è una provocazione continua. Allora altre parole si collegano. Chi non prende la propria croce non mi segue, chi non mi ama più di ogni altro nella sua vita non è degno di me. Volete andarvene anche voi? Questo linguaggio è duro, i discepoli dicono nel capitolo 6 di Giovanni. E Gesù dice: volete andare anche voi? È lì che mendica, che bussa, che implora. Non ha né spaccato la testa a nessuno, non ha né fatto un discorso convincente con nessuno. Ha mendicato la nostra fede, il nostro amore. Allora questo anche mi colpisce sempre, questo essere mendicante, perdonatemi, forse un po' irrispettoso, ma mi pare che sia così. Il figlio di Dio è venuto nel mondo mendicando il nostro amore, non imponendolo. E allora anche la provocazione la riflessione che ci offriva il nostro padre sul sussurrare. Il sussurrare diventa un po' un cercare di assomigliare, di prendere quello stile che ha avuto Gesù nell'annunciare il regno di Dio. E, per esempio, un altro aspetto che mi fa scoprire la missione. Le tante pagine di guarigioni, di miracoli. E poi Gesù che immediatamente dice che non voleva che nessuno lo sapesse. Ancora l'altro giorno nel Vangelo era proprio così. E poi non poteva evitare, per cui la gente. Ma perché? Perché lui non voleva che il miracolo fosse, come dire, qualcosa di schiacciante, che allora era evidente che lui era lui e quindi per forza tutti l'avrebbero seguito. Anche questa è una scoperta, perché per esempio in questa realtà in cui vivo c'è molta curiosità, molta attenzione all'aspetto miracolistico, però poi ti rendi conto tra l'altro che il miracolo in sé, l'aspetto che rompe per un momento le regole della natura, si può trovare anche in altre realtà. Ci sono persone che compiono gesti straordinari. Santoni di vario tipo che con vari mezzi compiono dei segni particolari. Ma allora capisci che Gesù compiva dei segni, non voleva che la nostra fede fosse tutta solo in quell'aspetto lì eccezionale. Tant'è che, appunto, un aspetto che sto scoprendo quando sono qui, sistematicamente non voleva che la gente lo sapesse, oppure portava la persona in disparte. Ecco, l'episodio di Ellefatà, no? Che porta il sordomuto fuori dalla folla e sospira, e gli dice: apriti, sii aperto. Nella traduzione inglese che abbiamo usato tra di noi, perché adesso non possiamo celebrare la messa con la gente per il coronavirus, c'è sii aperto. Gesù, il miracolo che ha fatto Gesù era sii aperto. Certo, poi gli ha dato anche la guarigione fisica, ma allora, ecco, questo è un altro aspetto. Non so se può andare, se avete altre suggestioni. Sì, venite qui, venite qui perché lo si può. Preparatevi in coda così non perdiamo tempo, eh? Sì, mi vedi, eh? Certo, Sì. Ecco, allora eccolo. ti passo uno. Ciao. Eccoci, Ciao. grazie. Ascolta, Ciao. una domanda che ha una sua complessità, ma non ti chiedo di fare un'analisi sociologica, figurati, però parte una piccola esperienza. Molti anni fa sono stato in Bangladesh e ho incontrato e conosciuto diversi missionari del PIME lì in Bangladesh e anche lì si tratta di sussurrare il Vangelo al cuore dell'Asia. Un canale decisivo per entrare in contatto con la gente lì è insegnare il valore della carità. Per esempio, assistere i malati, i lebbrosi, per esempio, no? Nel Vangelo Gesù tocca i lebbrosi e il missionario arriva, magari è medico anche, e insegna a medicare il lebbroso, a non respingerlo dalla comunità, proprio queste cose. Questa dimensione della carità, che poi passa anche attraverso l'assistenza, cosa, esiste anche per voi o proprio non è. Ecco, grazie. Grazie a te, mi Un attimo. dai l'occasione di parlarvi. Ah, beh, mi fermo. Facciamo, Ascoltiamo prima. abbiamo altre 3 domande, poi dopo Certo, diciamo così almeno le raggruppi assieme, eh. giusto.
Anch'io posso dire che diciamo, questo verbo del sussurrare è stata una notizia praticamente ben accolta e sconosciuta, possiamo dire, finora nel nostro, diciamo, nella nostra attività di conferma della nostra fede e anche della trasmissione. Dunque questo verbo qua lo terremo presente da questo punto di vista qua. Un aspetto legato a questo sussurro è la parte che dovrebbe ascoltare questo sussurro qua, l'interlocutore. Ecco, anche noi abbiamo questo problema dell'interlocutore. Credo che questo verbo qua lo useremo per fare questa nostra azione di trasmissione della fede, ma abbiamo bisogno di capire come questo sussurro trovi chi è disposto ad ascoltare il sussurro. Io ho capito che voi avete questo problema naturalmente perché avete una comunità nuova da evangelizzare, ma anche noi abbiamo questo problema, cioè quello di capire come questo sussurro possa essere, diciamo così, il modo per raggiungere quelli che dovrebbero ascoltare e quindi abbiamo bisogno, insomma, di capire questa strada qua, ecco, la strada del... Bello, grazie. Buongiorno, io vorrei chiedere, rispetto alla morte di Gesù, come la presentate? Mi ha toccato il racconto che ha detto di quel bambino che di fronte al crocifisso si è coperto gli occhi, la mamma, la nonna gli ha detto capirai. Come affrontate la morte di Gesù? Bello, grazie. Beh, intanto grazie per quanto ci hai detto. Sono alcune sollecitazioni che mi vengono in parte dalla riflessione che stiamo facendo su San Paolo e poi su quello che hai accennato. Una è questa. San Paolo parla di molte persone che collaborano nella sua opera missionaria. La comunità che hai indicato sembra che abbia numeri piuttosto piccoli, perché uno dice magari basta un sacerdote per curarli tutti. Però ecco, invece l'aspetto linguistico e culturale potrebbe essere una spinta per chiedere, tra virgolette, l'aiuto alle persone che si sono convertite, perché diventino a loro volta annunciatori più facilmente ascoltabili da parte della gente del posto. Quindi la domanda è com'è il rapporto con la parte laica, diciamo così, nel senso laico di chiesa, insomma. C'è una corresponsabilità che viene sentita anche da parte loro e c'è una voglia da parte vostra di far crescere anche questa comunità in modo che diventi anche autonoma, addirittura possa diventare qualcosa che diventi una testimonianza verso di noi anche, perché ormai siamo bisognosi di testimonianze che arrivano dall'esterno. Questa è una. L'altra cosa sussurrava appunto del sussurro verso l'altro, come fare a farsi ascoltare. Ma viene in mente che una cosa determinante sia la nostra disponibilità ad ascoltare il sussurro degli altri, perché se non ci mettiamo su questa lunghezza d'onda, dobbiamo solo insegnare, difficilmente riusciamo a cogliere quello che è il desiderio nell'altro, che può essere risolto dalle risposte che Cristo dà. E l'ultima cosa è questa. Ci sono alcuni aspetti della predicazione e del modo di vivere che abbiamo noi la fede. Faccio un esempio concreto. Noi diciamo l'esperienza del pane e del vino è significativa perché pane e vino hanno un significato particolare nella nostra cultura. Nella cultura mongola ci sono gli aspetti invece che comportano delle variazioni sul tema, cioè dire nella nostra cultura è così, nella vostra è questo, ma l'essenzialità del messaggio di Cristo come la si fa passare al di là delle sovrastrutture culturali? Grazie. Mm-hmm. Grazie a voi. Sì, la mia domanda è questa. Quanto l'esperienza che vivi lì è un'esperienza personale o comunitaria? Cioè quanto vivete o qual è la vostra esperienza in questo senso? Grazie. Grazie. Ecco Don, adesso la parola a te. Grazie. Oh, grazie, mi avete dato tanti spunti molto belli. Innanzitutto appunto vi ringrazio perché vedete che attraverso questo mi permettete di toccare degli aspetti che non avevo toccato ma che sono fondamentali. Per esempio il discorso della carità. Qui la missione in cui mi trovo, che appunto è a 400 km da Ulaanbaatar,
Molto si gioca su questo, nel senso che noi abbiamo creato negli anni, dall'ascolto della realtà, dall'osservazione dei bisogni delle persone, abbiamo intercettato delle necessità. Per esempio, l'educazione prescolare è garantita dallo Stato, però ci sono molte famiglie che non riescono a mandare i propri bimbi all'asilo perché non riescono a magari pagare quel minimo di retta o di contributo che si dovrebbe dare, o perché non sono a posto con i documenti, arrivano dalla campagna, non hanno la residenza. E abbiamo iniziato in una tenda, ancora adesso purtroppo non ve la posso, vi manderò delle immagini, in una tenda mongola. Abbiamo un asilo informale, sono 27 bambini tra i 2 e i 5 anni che quotidianamente vengono e noi ci prendiamo cura di loro. Non facciamo alcuna istruzione religiosa perché il governo ce lo impedisce e siamo molto chiari, però la gear dell'asilo, cioè la tenda dell'asilo, si trova dentro la nostra missione, sanno che siamo cristiani, ma sanno e rispettiamo anche le regole del gioco, che qui dicono che non si deve impartire nessun insegnamento religioso. Benissimo, quindi ci prendiamo cura di questi bambini gratuitamente in tutti i sensi, cioè lo facciamo per amore del Cristo che è in loro, no? E il dopo scuola, abbiamo un dopo scuola quotidiano, mattino e pomeriggio, bambini di tutte le età che vengono, che ci siamo resi conto che quando tornavano nelle loro tende avevano magari freddo, qui l'inverno va fino a 40 sotto zero, per dirvi, non avevano uno spazio dove studiare, un tavolino dove... Allora abbiamo messo su una gear per loro. Abbiamo un gruppo di donne che non hanno un lavoro, che spesso hanno il marito alcolizzato, e allora ci occupiamo di... le nostre suore si sono inventate un progetto di taglio e cucito, per cui noi diamo loro del materiale, loro realizzano degli oggetti in stoffa, borse, borsette, e poi noi acquistiamo da queste donne questi prodotti e poi cerchiamo di rivenderli in qualche modo per promuovere. Sono 30 famiglie praticamente che vivono di questo. Poi vi dicevo l'attenzione al mondo dell'alcolismo, abbiamo messo su un gruppo di alcolisti anonimi, e seguendo il loro metodo, e si trovano. E poi una serie, direi, molto lunga di iniziative di carità. Quindi la carità certamente è il nostro pane quotidiano, però anche in questo cerchiamo di viverla nella maniera più leggera possibile. Mi spiego. Invece di impostare delle opere di carità con grandi strutture che poi è difficile mantenere, che poi in un divenire della missione, in un cambio di personale missionario, poi diventano dei transatlantici difficili da gestire, no, abbiamo deciso facciamo le strutture il più semplici possibile. Ecco le nostre tende, anche la chiesa, la nostra, siamo una parrocchia. Io sarei anche teoricamente parroco di questi 30 cattolici di Arvecher, è una tenda la nostra chiesa. Allora capite, nel momento in cui il governo ci dice vi salutiamo, non abbiamo più bisogno di voi, noi smontiamo la nostra tenda e togliamo il disturbo, non avremo... Allora ecco, anche la carità, sì, la carità certo è il Vangelo messo in pratica, però cercando di puntare molto sull'essenzialità, sul non... sovrapporci a quello che già fa lo Stato, per esempio, perché qui lo Stato comunque è uno Stato abbastanza assistenziale, che ha tante, si impegna, è cresciuto moltissimo in questi anni, e poi con un'attenzione alla persona, non tanto alla massa, al fare le cose grandiose, ma l'individuo che ha bisogno, allora la visita alle famiglie, eccetera. Allora mi ricollego, questo mi dà la possibilità di ricollegarmi, anche non vado in ordine di come sono venute le provocazioni, ma al discorso dell'esperienza personale o comunitaria. Noi siamo una comunità, io adesso in questo momento sono solo perché avevamo paura che chiudessero la strada per la quarantena, e allora non sono andato a Ulaanbaatar, dove sono andati i miei fratelli e le mie sorelle oggi a celebrare il nostro fondatore, ma stasera arriveranno con la corriera, e c'è un padre del Congo, un congolese missionario della consolata, che è qui con me, e ci sono tre suore, una argentina, una keniana e una tanzaniana. Quindi siamo in cinque nazionalità diverse, fratelli e sorelle. Questa è una caratteristica della nostra presenza in Mongolia. Dall'inizio i nostri due istituti, che si caratterizzano per essere stati fondati dalla stessa persona, cioè il Beato Giuseppe Allamano, con le stesse caratteristiche, hanno deciso che questa missione fosse affidata insieme a questa comunità fatta di fratelli e sorelle,
che non solo collaborassero, nel senso, ah, vediamoci, organizziamo il lavoro, tu fai questo, tu fai quello, no, che vivessero la missione insieme, certo con degli spazi propri, rispettando la propria diversità, ma sedendoci intorno a un tavolo a riflettere insieme, a discendere insieme, pregando insieme, lavorando insieme. Noi facciamo i turni, non abbiamo personale, cuciniamo noi, facciamo noi le piccole cose che si devono fare per mantenere la casa, e quando tocca cucinare a un padre, le sorelle vengono a mangiare dai padri, quando tocca alle suore noi andiamo da loro. Per dire, è una forte esperienza di comunità, molto bella, è molto importante, perché la missione non è fatta di navigatori solitari, nessuno di noi è indispensabile, ma il gruppo sì. Allora, poi il discorso, ecco, due persone hanno parlato di questo sussurrare, l'interlocutore e la necessità di ascoltare, bellissimo. Io ritorno sempre un po' alla dinamica, questo l'ha sottolineato molto quella grande donna che è stata Catherine De Doherty, Doherty, che era questa attivista americana che ha fondato la Madonna House nel Bronx, a New York. Lei aiutava le persone a capire come la vita di Gesù si è svolta così, questi 30 anni di anonimato che sono stati il suo calarsi completamente nella nostra umanità, e questo è proporzionalmente il tempo più grande, quindi il tempo dell'ascolto, dello stare insieme, del condividere, del capire, del cercare di decifrare, dell'esserci quando qualcuno ha bisogno. Poi c'è il tempo del ministero, che sono stati quei 3 anni in cui lui ha annunciato, ha messo in atto dei segni, e quindi in quel senso lì forse ci richiama la parte dell'annuncio vero e proprio che anche noi facciamo, ma vedete, 30 anni o 3 anni, la proporzione è quella. E poi com'è che si compie poi tutto nei 3 giorni del mistero pasquale? Quindi anche per il missionario l'esperienza prevalentemente è soprattutto di ascolto, soprattutto di calarsi nell'umanità, in questa gente, in questo popolo, in questa cultura, e offrire quello che si ha, perché noi è anche giusto, non siamo qui, non siamo degli operatori umanitari, non siamo dei politici, non siamo dei businessmen, siamo dei missionari, siamo dei credenti, quindi lo offriamo. E poi però questa cosa deve prendere forma nella nostra personale morte e risurrezione, nel nostro essere disposti a morire per il Vangelo. E quindi poi mi ricollego al discorso della morte di Gesù. Io mi ricordo che ancora quando studiavo a Roma, mi ricordo che al corso di esegesi ci dicevano, no, che la presenza nei Vangeli delle parti più dure è il segno che è un segno dell'autenticità del Vangelo, perché sennò quelle parti le avrebbero tagliate per rendere il Vangelo più appetibile. E di fatto la Chiesa dei primi secoli fece questo lavoro, no? Quando si arrivò alla definizione dei testi canonici e deuterocanonici. Quelli canonici vennero riconosciuti come autentici perché, tra l'altro, erano molto meno infarinati di miracoli, di cose strepitose. Erano proprio un racconto in cui i discepoli fanno una pessima figura, in cui ci sono delle contraddizioni. Ecco, allora noi non possiamo ovviamente negare la verità del Vangelo, e quindi è stato un cammino, è stato, vi dicevo, quando siamo arrivati non c'erano persone credenti cristiane, quindi abbiamo cominciato noi a vivere la nostra vita cristiana, la preghiera quotidiana, la liturgia, e poi pian piano per curiosità le persone hanno cominciato a entrare nella nostra tenda della preghiera e hanno chiesto di poter ascoltare il Vangelo, di fare un percorso. Per cui il primo anno che abbiamo celebrato il Triduo Pasquale nessuno era ancora cristiano, quindi venivano come simpatizzanti, ma e certo il momento del Venerdì Santo è stato uno shock per tutti, però è stato anche noi in quel senso abbiamo cercato di essere anche delicati, cioè di non spiattellare per esempio esclusivamente l'elemento doloristico, perché anche lì c'è un rischio, no? C'è una sensibilità che può essere lesa, possono nascere tanti fraintendimenti, però abbiamo fatto tutto quello che la liturgia prevede di fare, presentato anche la crudezza della realtà, e le persone l'hanno interiorizzata, e poi da lì è nato tutto. Quindi la morte di Gesù, come la sua risurrezione, la sua vita, sono presentate nella loro crudezza, ma anche appunto, come dico, cercando di
di avere un equilibrio, no, nella loro presentazione. Quindi allora qui mi posso collegare all'importante domanda sugli elementi culturali, no? Certamente questo è un... nel discorso del sussurro, io ci ho fatto sopra una tesi di dottorato, è proprio il discorso di riuscire, per poter sussurrare, cioè condividere in pienezza, la necessità di saper in qualche modo, certo, quanto è possibile, decifrare questo mondo culturale in cui ci immergiamo. E quindi l'impegno di questa decifrazione degli elementi culturali è quotidiano e prende un sacco di tempo, di risorse, di energie. Certamente ci sono degli elementi culturali che in qualche modo aiutano, preparano l'accoglienza del Vangelo, come ci sono altri elementi con i quali il Vangelo stride, almeno apparentemente. Ed è importante essere consapevoli che certamente il ruolo dei missionari è importante per fare questo primo aggancio, però poi chi porta avanti realmente questo discorso che la Chiesa chiama di inculturazione sono le persone del posto, cioè è l'individuo mongolo che è diventato cristiano, che impara a esprimere la sua fede cristiana attraverso le sue categorie culturali, e quello lo può fare solo chi è figlio di quella cultura, lo può fare al meglio. Quindi è anche un'osmosi, una continua collaborazione tra noi che siamo comunque degli stranieri in questo paese, che ci sforziamo di capire, e chi è figlio di questa terra, che ci aiuta anche a cogliere quali sono gli elementi. Per esempio, non voglio dilungarmi troppo, ma è molto importante in questo percorso saper distinguere ciò che è folk, ciò che è culturale, diciamo così, più neutro, e ciò che è già connotato religiosamente, per esempio buddista. Ci sono degli elementi nella cultura mongola che sono culturali, tradizionali, precedenti per esempio all'arrivo del buddismo. E in qualche modo questi elementi sono più, come dire, anche assimilabili, perché non hanno già una netta connotazione religiosa. Altri elementi invece sono precisamente più nettamente religiosi, per esempio buddisti. Allora lì bisogna essere anche corretti e non fare un'insalata di cose, un sincretismo, prendere un elemento di qua, un elemento di là. Ecco, quindi comunque l'attenzione all'elemento culturale è fondamentale, fondamentale. La lingua, potersi esprimere usando le loro parole in maniera il più possibile corretta, non semplicemente accostando, per esempio, il mondo pastorale. Questo è un popolo di grandi pastori allevatori. Ci sono 3 milioni di esseri umani, 60 milioni di capi di bestiame. Tutti hanno quindi quando ascoltano le parabole del Vangelo che attingono all'esperienza nomadica pastorale di Israele, loro le capiscono molto meglio di noi. Magari non hanno il discorso del pane e il vino, effettivamente sono estranei alla tradizione di tanti popoli asiatici, però colgono molto meglio certe sfumature, i capri alla sinistra, le pecore a destra. Me l'ha spiegato benissimo un pastore mongolo, perché le capre sono più ribelli, non si adattano, sono più bizzarre, le pecore sono più miti, per dire. E allora arrivo all'altro discorso, sperando di non averne saltato nessuno, sul collaboratori, sulla corresponsabilità, fondamentale. Ebbene, un po' l'ho anche già detto, cioè per esempio in questo discorso dell'inculturazione i veri protagonisti di questo percorso sono proprio le persone del posto, e quindi più che noi. Noi possiamo dare delle chiavi, possiamo suggerire, dobbiamo fare in modo che anche il contenuto della fede arrivi nella sua integralità, però poi le interpretazioni, gli adattamenti, è più naturale ed è più giusto che siano le persone del luogo, che sono per lo più laici. In tutta la Mongolia c'è per il momento nella chiesa mongola un sacerdote, un ragazzo giovane che è stato ordinato 3 anni fa, 4 anni fa. E quindi noi c'è un grande impegno, i catechisti, la catechesi, abbiamo un centro di formazione catechetica a Ulaanbaatar, che è un po' centralizzato per le varie esperienze qui in Mongolia, e in loco poi ogni piccola comunità ha i suoi catechisti e le sue catechiste, che vanno formati, vanno accompagnati, e sono loro che poi veramente hanno la possibilità di raggiungere più
con più efficacia il cuore dei loro fratelli e sorelle, di questo siamo perfettamente consapevoli. E quindi cerchiamo di darci a questo. Non so se ho risposto alle varie provocazioni. Allora, grazie, grazie Giorgio, ancora ringraziamo. Ci hai tenuti col fiato sospeso, siamo qui tutti ancora a pendere dalle tue labbra, anche nel desiderio di ascoltare il Padre Nostro in mongolo. Ah, avete tradotto? Così. Sì. Se tu lo preghi, sì, nella lingua mongola noi ci uniamo interiormente, come sappiamo dirlo, il Padre Nostro. Va bene. E volentieri. Quindi facci pregare. Sì, così vi dico solo una parola su questo che non ho avuto modo di dire prima. L'importanza della dimensione contemplativa nella missione, noi la sperimentiamo, è stato anche lì una cosa che la missione ci ha portato a riconsiderare, no? Ci immaginiamo sempre il missionario come quello molto indaffarato che corre dietro tante cose, che è vero, io mi occupo di tante cose che non avrei mai pensato nella mia vita di dover fare, però se noi non ci fermiamo, se non siamo in contatto con il mistero della nostra fede, se non dedichiamo tempo, ci rendiamo conto che siamo proprio delle campane stonate. Allora abbiamo deciso ormai 10 anni fa che iniziamo ogni giornata nella nostra tenda qui fuori con un'ora di adorazione davanti al Signore, noi padri e suore, e poi piano piano, quando passa un po' il tempo, la gente comincia ad arrivare e si fermano anche loro. Quindi l'importanza della preghiera, della dimensione contemplativa è fondamentale. E con questo allora preghiamo lo stesso Padre che è nei cieli, e allora io lo prego in mongolo e voi vi unite. Tengerte kitzich mine, tani niralda reirchim ded baech voltuae, tani hanch la lorschich voltuae, tengerte tani durta la dilchid cvilich voltuae, bidnt udur tutmin talchig unudur hairlno, bid bostigo ciltigin adil bidnig urshonu, бидний сорилтын дөрөвлөлгүй харин хор мо бүхнээс гэтлгийн сойрхно. Амен. 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 Senti, anticipo la domanda di tanti altri che probabilmente arriverà, cioè noi abbiamo un pezzo di cuore adesso in Mongolia e ti accompagniamo. C'è anche qualche cosa d'altro che possiamo fare, in che modo? Oltre a venire a trovarti, naturalmente, cosa che avverrà, ma certo, come possiamo muoverci per sostenere il vostro impegno? Guardate, noi abbiamo la missione qui si regge proprio grazie a persone come voi, e nel senso che non abbiamo nessuna forma di particolare sostentamento se non la generosità delle persone, dei singoli. E abbiamo un canale che è la nostra onlus, abbiamo una onlus del nostro istituto a Torino, che raccoglie, tra l'altro se si passa attraverso questa onlus si hanno anche degli sgravi fiscali, se uno volesse fare per esempio una donazione per un progetto non deve pagarci sopra le tasse, così mi hanno spiegato, e in sostanza quello che noi possiamo fare è informarvi dei vari progetti che noi abbiamo, quindi posso magari mandare a te un po' una descrizione di quello, vi ho detto leggermente l'asilo, il doposcuola, le donne, poi abbiamo una presenza a Ulaanbaatar nella periferia della città, e poi abbiamo un piccolo nascente centro per il dialogo interreligioso e la ricerca culturale a Harhorin, che è l'antica capitale, di cui quest'anno celebriamo gli 800 anni di fondazione. E quindi potrei mandarvi delle informazioni in modo che uno possa anche capire qual è il panorama di attività, e poi diciamo il canale più pratico è quello proprio di sostenere con delle donazioni, perché l'invio di materiale è costosissimo con la Mongolia, poi qui ci sono delle burocrazie infinite, la dogana blocca tutto, quindi la cosa più pratica, mi dispiace essere così terra terra, ma è proprio quella di sostenere con delle donazioni. Va bene, allora
tu manda a me le informazioni che dopo le pubblichiamo sul sito dell'Apostolato Biblico e così chi desidera ha modo di saperla. Allora, comunque, ti ringraziamo. L'aiuto principale è quello di sostenerci con la preghiera, con la vostra testimonianza, che vedo che siete tutti molto infuocati di parola di Dio. Questo è veramente il grande aiuto. Grazie allora. Grazie. Ci sentiamo presto. Ciao. A presto. Ciao, grazie.